Vista quella di domenica contro l'Arecatanese, sarà una partita molto delicata, un avversario in salute, 2 punti in più in classifica, ma non solo questo. Sì, hanno fatto 2 vittorie in 0 tiri e questo è il punto fondamentale. Spalle in casa e rimini fuori, sono in salute, stanno bene, però vedremo di rendergli la vita difficile, come abbiamo fatto in tutte le precedenti, anche domani. Ecco, una classifica che voglio sapere quanto la preoccupa. È vero che siamo decimi, però ci sono tantissime squadre nel giro di 2 o 3 punti. Assolutamente, non mi preoccupo per niente, proprio l'ultimo dei miei pensieri, se ci crede, potrei dire non conosco nemmeno come siamo, chi è vicino a noi, punti avanti e dietro, non la guardo mai, andiamo avanti partita per partita, mi preoccupa la partita di domani, che giochiamo contro una buonissima squadra che è in salute, non certamente la classifica dopo pochissime giornate. Quindi Settembrini è squalificato, le chiedo anche gli acciaccati, Castiglia, Polvani, come stanno, se pensa di recuperarli. Si spera, però sicuri certamente non siamo. L'assenza di Settembrini, c'è un giocatore che per caratteristiche può ricoprire quel ruolo come fa il capitano, oppure la sua assenza, insomma, la costringerà a cambiare qualcosina come sistema di gioco, come giocatori da utilizzare? Come caratteristiche di Settembrini non le abbiamo, solamente per un aspetto, per la corsa che fanno una gara, uno che corre come lui in quel ruolo lì sicuramente non l'abbiamo e conseguentemente per forza anche l'interpretazione del ruolo dovrà essere diversa se decidiamo di andare con la stessa interpretazione oppure potremmo anche cambiare totalmente modo. Giocare con un giocatore più offensivo in quella posizione, no? Come non so, un trequartista come Guccione, una seconda punta come Iori, ecco, la squadra potrebbe reggere comunque giocatori con queste qualità che guardano più davanti che dietro, no? Dipende da 2 mediani, se vuoi giocare così bisogna che i suoi 2 mediani siano bravi, bravi a capire tutti i momenti della gara, a fare interdizione nel modo giusto, ma comunque io credo che un Settembrini non mi sembra di averlo visto tanto in queste partite a fare il mediano lui. Mi sembra sempre che sia stato davanti a 2 mediani. È chiaro, c'è cioè, questa corsa che gli permette sempre di rientrare, però in fase di interdittiva non è che, ecco, non ho ricordanze di Settembrini in fase interdittiva ha risolto questo problema o no. Ho letto un'intervista di Pagliari, il suo collega, che ha detto: Indiani è un valore aggiunto per l'Arezzo, lo conosco da tanto tempo, grande stima di lui. Non so se vuole rispondergli qualcosa, mister. Della mia generazione, un ragazzo bravo, bello. Bello e bravo anche un allenatore, i risultati lo testimoniano, non lo dico certamente perché siamo amici. Chiedo un'ultima cosa riguardo il sintetico, che può essere un fattore comunque, no? In una partita del genere. L'Arezzo ha vinto 2 partite quest'anno, tutte e due sul sintetico. Non so se è una casualità, mister, o se, insomma, c'è invece un motivo più concreto. Ma io non ci credo perché è chiaro, non è uguale rispetto all'erba naturale, però i sintetici di ora, come quello di domani, fatto da pochissimo tempo, come quello di Rimini, sono campi straordinari, sono campi dove la palla batte sempre bene, assolutamente non credo sia che determini il risultato di una gara il sintetico o no. Quello è certo è che una squadra che ci si allena sempre, 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 poi ci gioca la metà delle partite del suo campionato, ha dei vantaggi alla lunga. Io lo dico per esperienza perché ho fatto 5 anni di Pontedera in questo senso e indubbiamente alla fine di un campionato qualche vantaggio lo hai.